Andrea Giambruno, il compagno della premier Giorgia Meloni e giornalista di Rete4, si ritrova nuovamente al centro delle controversie, rischiando di creare disagio per la stessa leader politica. Dopo le critiche suscitate dal suo atteggiamento negazionista verso il clima, è luglio, il caldo non è nulla di eccezionale. E le dichiarazioni contro il ministro della Sanità tedesco Lauterbach, che si trovava in vacanza in Italia, se fa troppo caldo, rimanga a casa sua nella Foresta Nera. Giambruno ha nuovamente destato polemiche. Questa volta, le sue parole riguardano i casi di stupro verificatisi a Palermo e Napoli, utilizzando espressioni discutibili che sembrano incolpare la vittima. Nel corso delle sue dichiarazioni, Giambruno ha suggerito la necessità di adottare un dialogo e un lessico più protettivi. Ha sottolineato che frequentare locali notturni e divertirsi ballando è un diritto indiscusso, ma ha espresso l'opinione che evitare l'ubriacatura e il perdere i sensi potrebbe contribuire a evitare determinati problemi. Ha spiegato che prendere precauzioni potrebbe aiutare a non incappare in situazioni complicate, poiché il lupo potrebbe presentarsi in caso contrario. Su tali affermazioni è intervenuto anche Alessandro Zan, che ha dichiarato: prima di Caivano, ci si deve augurare che Meloni affronti la questione in casa propria, spiegando a Giambruno che colpevolizzare le vittime di una violenza, tanto più in diretta TV, è una pratica barbara e perversa, che scaturisce dai peggiori stereotipi machisti e patriarcali. Iscriviti al canale.